Carissimi amici della Vergine, buongiorno. Andiamo avanti con i nostri oroscopi mensili, poi più tardi inizierò a fare quelli settimanali. Allora, andremo a vedere con i nostri tarocchi le vostre energie del mese di agosto 2022. Ogni carta corrisponderà a una settimana, quindi andrò a sceglierne quattro, sinceramente. Poi andiamo a vedere con le nostre carte napoletane quali eventi ci possono essere, magari qualche indicazione in più di qualche novità. E con le carte degli angeli andremo a vedere quale consiglio ci possono dare, ok, per questo mese di agosto. Detto questo, invito a tutte quelle persone nuove di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di informazione sul canale, trovate i miei contatti, potete scrivermi senza problemi. E vediamo che cosa ci dice. Allora, per il segno della Vergine, quali saranno le energie per il mese di agosto 2022? In che modo la Vergine affronterà questo mese a livello energetico? Abbiamo un nostro 8 di spade, la carta che è saltata chiaramente. Otto di spade, dicevo. Fante di bastoni rovesciato, 9 di denari rovesciato, 8 di bastoni e a fondo mazzo abbiamo la temperanza. L'otto di spade ci vuole mettere in guardia, ok? Non tanto dalle persone che ci circondano, ma da quelli che sono i nostri pensieri. Bisognerebbe togliere quei pensieri negativi che ci possiamo ritrovare nella prima settimana di agosto, ok? Ed eventualmente cercare di guardare determinate situazioni in una prospettiva totalmente diversa. Anche perché, certo, alla prima settimana comunque di agosto vi troverete di fronte a una situazione difficile. E proprio questa situazione difficile, ok, potreste magari cercare di vederla in una maniera totalmente diversa. Il problema è che siete vittime di voi stessi. L'otto di spade consiglia che è un momento delicato della vostra vita e quindi non dovete prendere assolutamente decisioni, perché proprio il pensiero o i pensieri in generale che voi avete sono dei pensieri limitati e va a vincolarvi, vi va a limitare e quindi vi va a creare ancora di più dei problemi. Probabilmente andrete a lottare in questa settimana su una determinata situazione dove non ne venite fuori, proprio non ci riuscite, e dovete andare a fare delle scelte che sinceramente non fatele, piuttosto rimandate, perché non siete proprio pronti. È proprio un chiedere magari aiuto agli altri se proprio volete, ok, ma non siete assolutamente pronti di dover fare delle scelte. È un momento comunque di difficoltà, un momento di debolezza interiore, potrebbe essere un problema familiare, un problema lavorativo, un qualcosa che per voi sembra magari grande, comunque è una difficoltà. Vi troverete di fronte a una difficoltà e questa difficoltà richiede anche comunque una scelta molto dolorosa, dove, ripeto, prendetevi del tempo prima di dover fare delle scelte, di dover prendere delle decisioni, perché non avete proprio la mente libera per poterlo fare.
Il fante di bastoni invece rovesciato, anche qua ci parla di delusione, perdita, conflitto, un atteggiamento troppo arrogante, troppo impulsivo che voi avete deciso di assumere nei confronti degli altri, ma non avete assolutamente nulla di buono da poter offrire nella seconda settimana di agosto, non avete nulla di buono da poter offrire proprio perché avete deciso di assumere questo tipo di comportamento e anche perché per la situazione che andrete a vivere vi sentirete comunque troppo immaturi, vi sentirete troppo impotenti e quindi l'unico modo che vi potrebbe andar bene è proprio assumere questo atteggiamento, anche se in realtà è un qualcosa di sbagliato, l'essere aggressivi, l'essere spietati è un qualcosa comunque di sbagliato. Infatti questa carta vi invita a riflettere su quale viaggio avete iniziato. Lo avete iniziato nel peggior dei modi, perché ci potrebbe essere comunque un fallimento, perché potreste incontrare in questo viaggio comunque degli ostacoli. Siete molto indecisi su qualcosa, siete presi dalla paura in questa settimana, è come se non volete assumervi determinate responsabilità, state trascurando le problematiche, non vi volete prendere cura dei vostri familiari, del vostro partner, cioè vi sentite proprio giù, assolutamente giù di morale. Ripeto, non siete assolutamente vittime di queste situazioni. Non fate la vittima di fronte a questa battuta d'arresto che si può presentare. Non agite in modo irresponsabile, in modo immaturo. Non iniziate nessuna relazione amorosa perché non vi porterà comunque da nessuna parte con questo stato d'animo. Cercate di gestire più che altro le vostre responsabilità, ok? Anche perché è un cambiamento, ok, quello che andrete comunque ad affrontare, e in questo cambiamento dovete riacquisire la vostra fiducia, riacquistare la vostra fiducia, riprendere in mano comunque la vostra vita e recuperare tutto quello che c'è. Quindi non vi focalizzate sul problema, ma più che altro cercate di andare avanti, ma non nel modo spietato, aggressivo nei confronti degli altri, assolutamente. Il 9 invece di denari, anche questa carta è rovesciata, ci parla di fare attenzione, ok? Ci potrebbe essere una crisi a livello economico, ci possono essere delle decisioni sbagliate, ok? Delle azioni magari sciocche, quindi continua, cioè come un non ascoltate, quindi andate avanti per territi per quello che volete continuare a fare. Ci sono delle priorità che sono la famiglia, gli amici, il lavoro, gli affetti in generale, ok? Dove avreste dovuto dare più importanza, ok? Quindi cercate di recuperare queste relazioni, di cambiare comunque atteggiamento e non di comportarvi nella maniera aggressiva, cioè lì spietati, partite in quarta, in guerra, dove non minimamente vi rendete conto neanche di chi avete avanti, cioè per voi sono tutti quanti uguali. No, cercate di cambiare comunque atteggiamento, cercate di assumere un comportamento totalmente diverso, ok? Anche di prosperità mentale, di vedere le cose in una maniera diversa, anche di fronte a un inganno, perché potrebbe esserci un inganno, potrebbe esserci una cattiva gestione dei propri beni, potrebbero esserci magari dei rapporti familiari o col partner, dove anche là potreste ricevere degli inganni, delle promesse magari non mantenute. Non comportatevi in questo modo, e lì dove invece sono queste cose che vi vengono invece fatte, cercate comunque sia di comportarvi in una maniera totalmente diversa e di non essere comunque vendicativi, ok?
Qualcuno di voi potrebbe avere qualche separazione o litigio a livello familiare, ok? O la perdita, una rottura, un'infedeltà, un'instabilità. Cercate di avere autocontrollo, di ragionare prima di farvi prendere dall'istinto, ok? Di fronte a determinate situazioni, a determinati eventi, cercate di non degenerare, ma di avere un self-control. Quindi cercate di ragionare bene e, ripeto, di prestare attenzione a quelle che sono le scelte che dovrete andare a fare. L'otto di bastoni è che siete determinati, c'è tanta determinazione. Andrete a un certo punto ad eliminare tutti quei punti morti, tutti quei tempi morti, e andrete proprio, correrete per raggiungere comunque un qualcosa dove vi siete focalizzati, che avete comunque mirato, ok? Quindi volete realizzare nel più breve tempo possibile tutto quello che per voi vi sembrava impossibile. Cercherete, cioè dopo questa situazione, probabilmente queste prime 3 settimane vi scateneranno magari un qualcosa, ok, di fronte a queste difficoltà, dove con l'otto di bastoni invece vi daranno quella smossa, che allora lì vi troverete di fronte a progetti, riprendere in mano determinate cose, a un certo punto un correre, un cambiare atteggiamento, ma cercare di correre perché volete raggiungere tutto subito e velocemente. Però occhio, perché comunque abbiamo a fondo mazzo una temperanza. Ah, però, cavaliere di denari, la temperanza parla di una tempistica con calma. Situazioni certo positive, ma altre situazioni richiedono del tempo, quindi non tutto viene risolto subito e velocemente. Abbiamo anche un cavaliere di denari sotto, bello, veramente bello. Allora, con la temperanza, ok, c'è proprio quella forza, quindi mi conferma comunque l'otto di bastoni, c'è proprio quella forza, il voler superare gli ostacoli, la forza di un leone, ok, il voler superare gli ostacoli, cioè cercherete di essere duri, cercherete comunque di andare avanti, che siano nelle relazioni, nelle situazioni affettive, che sia comunque sia nel lavoro, quindi cercherete a tutti i costi di andare avanti. E in effetti è vero, perché comunque il cavaliere di denari ci parla di buone notizie, di grande successo, quindi c'è un qualcosa comunque di bello per voi, c'è il coronare comunque dei progetti, un qualcosa che volete portare a compimento dopo questa grande batosta che comunque sia potrete avere all'inizio del mese di agosto, queste prime 3 settimane. Adesso andiamo a vedere invece con le nostre carte, quindi quali saranno in realtà le novità nel mese di agosto 2022 per voi del segno della Vergine. Come sarà questo mese di agosto e quali saranno le novità? Per il segno della Vergine, come sarà agosto 2022, quali saranno le novità? Cosa deve sapere il segno della Vergine ancora di più? E lo andiamo a chiedere a 5 carte. 5 carte. Diciamo che per voi della Vergine avete un'energia bella tosta, che nonostante tutto vi trovate di fronte comunque a degli ostacoli. Comunque anche qui dove vi ho detto che agirete con aggressività sarete spietati, cioè veramente sarete tosti in questo mese di agosto, e poi alla fine riuscirete ad ottenere quello che volete, Però cercate insomma di darvi comunque una regolata e occhio alle scelte che dovete andare a fare.
per la Vergine agosto 2022. Ci saranno delle sorprese che creeranno comunque sia un blocco, ci saranno discussioni, litigi che porteranno a delle rotture. Poi ci sarà una fortuna, ci sarà un successo, una fortuna, la risoluzione di problematiche, perché per voi ci sarà l'inizio di un qualcosa di nuovo, un vostro equilibrio. Metterete KO qualcuno, oppure siete voi che nel dover affrontare queste situazioni un po' ammaccati riuscirete a rialzarvi e ad andare avanti, perché vedo per voi poi l'equilibrio, la vostra stabilità, il vostro benessere, ok? Riuscirete a risolvere determinate situazioni, avrete la vostra fortuna, ok? Però qua parla di una situazione che comunque si blocca, di litigi, rotture, ok? Tutto questo vi porterà comunque a un nuovo inizio, come vi ho detto. Andiamo a vedere invece i nostri angeli e arcangeli quale consiglio danno al segno della Vergine per il mese di agosto 2022. Quale consiglio? Cinque d'aria, una scelta poco saggia, impara tutto ciò che puoi da questa situazione, ripensa alle ragioni di ognuno. Allora, fate attenzione alle scelte che dovete fare, perché come dicono gli angeli potreste andare a fare una scelta poco saggia. Da questa determinata situazione negativa che si presenterà nel mese di agosto dovete imparare qualcosa. Tutto quello che riuscite a captare da questa situazione. Ripensate alle vostre ragioni, ok, ma pensate, mettetevi anche nei panni degli altri, il perché determinati eventualmente determinati comportamenti da parte degli altri nei vostri confronti, ok. A fondo mazzo abbiamo l'otto di fuoco, gli eventi sono in rapido svolgimento, i ritardi sono finiti, stanno succedendo molte cose contemporaneamente. Quindi andranno a capitare tante cose in una maniera molto veloce e quindi voi dovete far fronte, giustissima l'energia di forza, di coraggio, ci sta, ok? Dovete far fronte, ok, a determinate cose che accadranno tutte quante insieme. Quindi prestate attenzione più che altro alle scelte, perché è la scelta quella che mi preoccupa in realtà. E poi avete un'energia giusta per essere combattivi, per essere guerrieri, ok? Solo che, ripeto, cercate anche di mettervi nei panni degli altri. Combattivi per ottenere quello che volete ci sta, ma essere spietati da calpestare comunque, da calpestare gli altri, questo sinceramente anche no. Cercate di fare le cose nella maniera più saggia e possibile. Questo è quanto per voi, io vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, noi ci sentiamo per gli oroscopi, anche quelli settimanali, e cosa dirvi più, e commentatemi, lasciate un like se vi è piaciuto comunque il video, e vi auguro tutto il bene di questa stesa, sinceramente, anche perché sapete, sono un toro ascendente Vergine, quindi ben venga, andiamo avanti, spacchiamo tutto, ok, grazie a tutti voi, buona domenica, anche per domani, ciao!